La città di Chieri ha accolto di buon grado la richiesta di partecipare in qualità di partner associato a questo progetto europeo Magic Landscape. Ha partecipato di buon grado perché in qualche modo si inserisce in un contesto di politica urbanistica che stiamo portando avanti, in particolar modo per quanto riguarda la valutazione dei servizi ecosistemici che il progetto LIFE a cui abbiamo aderito su cui stiamo lavorando anche attraverso varianti urbanistiche che prevedono la retrocessione di aree da edificabili ad agricole, con la finalità appunto di migliorare i servizi ecosistemici e dotarci anche di un miglioramento della reticolarità ecologica, a potenziamento di questa, cercando di mantenere quello che di buono per quanto riguarda la qualità paesaggistica, soprattutto per quanto riguarda il paesaggio rurale, c'è da mantenere, e cercando di incrementare quello che è la potenzialità del nostro territorio in termini di biodiversità e di connettività ecologica. In questo senso, con l'intero territorio del Chierese stiamo anche lavorando ad un'altra progettualità europea che si chiama LUMAT, ed è un progetto che tende proprio a dotarsi di modelli per una gestione ambientale integrata, che da un lato tendano a migliorare la gestione delle infrastrutture verdi e dall'altro tenda anche ad un recupero diciamo rispettoso dell'ambiente e della natura di tutte quelle aree già compromesse. Pertanto questa proposta, questa sfida che il nuovo progetto europeo Magic Landscape ci offre rappresenta in qualche modo una azione che si aggiunge a quelle che abbiamo già in corso e pertanto ci lascia in qualche modo speranzosi di poter continuare su questa linea.